Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa edizione è dedicata interamente alle post-elezioni del 27 ottobre scorso che hanno portato al rinnovo dell'Assemblea Legislativa per l'undicesima legislatura. Sarà Donatella Tesei a guidare la Regione Umbria per i prossimi 5 anni con una maggioranza consiliare di centrodestra. Alcune curiosità. Donatella Tesei è la nona presidente della Giunta regionale dell'Umbria. Dal 1970, dalla nascita della regione, si sono succeduti 8 presidenti, guidando complessivamente 14 giunte. Il presidente più giovane ad aver assunto l'incarico rimane ad oggi Pietro Conti, il primo presidente, indicato dal Consiglio regionale nel 1970. Aveva 41 anni. A Pietro Conti, 8 giugno 1970, 5 luglio 1976, sono succeduti Germano Marri, 6 luglio 76, 11 maggio 87, Francesco Mandarini, 11 maggio 87, 22 luglio 92, Francesco Ghirelli, 22 luglio 92, 31 maggio 93, Claudio Carnieri, 31 maggio 93, 23 aprile 95, e poi quelli eletti a suffragio universale: Bruno Bracalente, 23 aprile 95, 15 maggio 2000, Maria Rita Lorenzetti, 15 maggio 2000, 16 aprile 2010, Catiuscia Marini, 16 aprile 2010, 28 maggio 2019. A quest'ultima, dimissionaria, è succeduto fino alla proclamazione di Donatella Tesei, 7 novembre 2019, il vicepresidente della Giunta, Fabio Paparelli. Tutti i presidenti, dal 1970 al 2019, sono stati espressione della sinistra prima e del centro-sinistra poi. Donatella Tesei è dunque la prima presidente eletta da una coalizione di centrodestra. Per la 5ª legislatura consecutiva sarà una donna a guidare la Regione Umbria. Donatella Tesei, centrodestra, succede infatti a Maria Rita Lorenzetti e a Catiuscia Marini. L'Assemblea dell'undicesima legislatura è composta da 13 uomini e 7 donne, oltre alla presidente Tesei. Il consigliere più giovane è Francesca Peppucci della Lega, 26 anni. Quello più anziano è invece Fabio Paparelli del Partito Democratico, 57 anni, che supera di qualche mese Roberto Morroni di Forza Italia. L'età media dei consiglieri è di anni 44,8. Oltre 4 in meno rispetto alla media dei consiglieri della scorsa legislatura. Il territorio regionale è ampiamente rappresentato. Da Perugia arrivano Tommaso Bori del Partito Democratico, Andrea Fora, Bianconi per l'Umbria, Paola Fioroni della Lega, Marco Squarta di Fratelli d'Italia. L'area ternana esprime Fabio Paparelli del Partito Democratico, Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, Valeria Alessandrini, Daniele Nicchi, Daniele Carissimi della Lega, Eleonora Pace dei Fratelli d'Italia. Dall'area del Trasimeno provengono Simona Meloni del Partito Democratico ed Eugenio Rondini della Lega. La Valnerina sarà rappresentata da Vincenzo Bianconi, candidato presidente del centro-sinistra ai civici, e da Paola Agabiti Urbani, della lista Tesei presidente. Il territorio Assisiate ha espresso Stefano Pastorelli della Lega e Donatella Porzi del Partito Democratico. Dall'Alta Valle del Tevere provengono Michele Bettarelli del Partito Democratico e Valerio Mancini della Lega, mentre dall'area appenninica proviene Roberto Morroni di Forza Italia. La media Valle del Tevere, Todi, ha espresso la consigliera più giovane, Francesca Peppucci della Lega. La presidente Donatella Tesei proviene da Montefalco. Il gruppo politico più numeroso è quello della Lega con 8 consiglieri, a seguire il Partito Democratico, 5, Fratelli d'Italia, 2, Lista Bianconi per l'Umbria, 2, compreso il candidato presidente Vincenzo Bianconi, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lista Tesei presidente, 1 consigliere. I consiglieri riconfermati dalla scorsa legislatura sono 5, Fabio Paparelli e Donatella Porzi del Partito Democratico, Marco Squarta di Fratelli d'Italia, Valerio Mancini della Lega, Morroni di Forza Italia. Il consigliere più votato è stato Valerio Mancini della Lega, con 6.637 preferenze. Abbiamo incontrato i 2 candidati alla presidenza della Regione
più votati. Iniziamo da Vincenzo Bianconi per il centro-sinistra e liste civiche. Allora, lei arriva dopo un'esperienza importante, no? La prima volta in politica, cosa le è rimasto? L'aver incontrato tantissime persone, l'aver scoperto meglio la nostra regione con sue potenzialità e tante difficoltà da superare. Quindi il contatto con le persone, che credo essere centrale anche per la mia azione di governo all'interno di questo ruolo che avrò per i prossimi 5 anni. Le viene dal mondo dell'impresa, dell'economia, viene soprattutto da una parte di Umbria, diciamo, in difficoltà a causa del terremoto di 3 anni fa. Quali saranno i suoi primi passi all'interno di questo palazzo? Beh, soprattutto quello di far rendere conto a chi siederà in questa assemblea legislativa che c'è un problema reale nel cratere, un problema ancora più importante in una parte del cratere dove ci sono più del 30-40% della popolazione in abitazioni temporanee. Ecco, c'è un'economia che non funziona e non funzionerà probabilmente per i prossimi 5 anni. Per quella zona di Umbria è necessario creare una politica, una linea strategica ad hoc. Poi ho scoperto durante il mio lungo percorso, non lungo ma accurato percorso in questa nostra regione, che ci sono altre aree che hanno grandi crisi e che devono essere in maniera specifica curate e rilanciate. Non esiste una medicina giusta per tutti, bisogna prendere atto delle difficoltà puntuali e trovare risposte puntuali. Su questo sarà focalizzato il mio impegno. Quale sarà la sua collocazione all'interno di quest'aula? Beh, io farò parte del gruppo civico, che rappresenta anche il mio status di uomo d'impresa, di uomo libero, e all'interno di questo il mio supporto sarà un supporto propositivo e costruttivo per l'Umbria e per il bene di questa regione. Secondo lei il primo atto della Presidente Tesei quale dovrebbe essere? Lei già ha sottolineato la priorità del terremoto e della ricostruzione. Beh, quello di riservare all'interno dei tanti bandi e delle tante azioni strategiche che questa regione strutturerà per il futuro, delle riserve economiche per le aree del cratere e all'interno delle aree del cratere per le aree più colpite del cratere. Quale sarà il suo rapporto con la maggioranza e con l'amministrazione di questa regione? Sarà un rapporto da imprenditore, metto tra virgolette, che significa essere un uomo del fare, del costruire per il bene di questa regione. Questo è il modo con il quale ho sempre operato nella mia vita e questo non cambierà né qui né altrove. Negli ultimi anni spesso è venuto in questo palazzo in rappresentanza degli imprenditori, soprattutto del suo settore alberghiero. Adesso è dall'altra parte del tavolo. Cosa si aspetta, quali domande si aspetta e quali saranno le sue risposte? Beh, non posso dimenticare il mondo dal quale vengo, perché comunque continuerò a far parte di quel mondo, quindi quelle istanze le ritenevo giuste allora e continuo ad essere giuste oggi. Quindi cercherò magari di farle comprendere meglio e di trovare all'interno del palazzo le risposte migliori per il rilancio dell'economia turistica e commerciale di questa regione. Ed ora la neopresidente della regione Umbria, Donatella Tesei, per il centrodestra e le liste civiche. La sua idea di Umbria? Beh, la mia idea di Umbria è quella di far ripartire questa regione innanzitutto, perché i dati economici, anche gli ultimi pubblicati ieri da Banca d'Italia, sicuramente non sono confortanti, quindi bisognerà cercare di avere innanzitutto un'idea del quadro attuale della situazione della nostra regione, e su questo già mi sto muovendo. E poi naturalmente iniziare a lavorare per ridare una prospettiva, una riorganizzazione anche alla macchina amministrativa, considerato che dovremo affrontare problematiche che attengono a pensionamenti e quindi anche alla riorganizzazione del personale. E naturalmente mettere in campo tutte quelle possibilità che abbiamo proprio come regione per rilanciare l'economia e quindi il lavoro per questa nostra terra. Ho già iniziato in modo molto intenso il percorso riguardante la ricostruzione post terremoto, ho avuto incontri ieri, ne avrò un altro anche martedì della prossima settimana, proprio per apportare anche quegli emendamenti al nuovo decreto terremoto che serviranno veramente a velocizzare, a semplificare le procedure. Questo un po' è il tema attuale.
Quindi nei primi 100 giorni la priorità è il terremoto, la ricostruzione, da come ha sottolineato anche nel giorno del suo insediamento qui a Palazzo Donini. Sì, ormai credo che questa sia una urgenza che da troppo tempo si trascina e bisogna affrontarla con determinazione, approfittando anche di questo nuovo decreto terremoto che abbiamo chiesto a più voci anche in passato, che oggi c'è, e quindi stiamo lavorando per quella fase emendativa che può essere effettivamente molto importante per la ripartenza. Il ruolo dell'Assemblea legislativa, il suo rapporto con l'opposizione? Ma io sono sempre per un rapporto di leale collaborazione, pur nella diversità dei ruoli. Chi ha a cuore il bene di questa regione sa e potrà collaborare con me, naturalmente, perché oggi il tema è talmente importante ed urgente che se si ha senso dell'istituzione bisogna cercare di lavorare insieme per far ripartire questa regione. Insieme a Davide Mariotti Bianchi vediamo la composizione dell'Aula per l'undicesima legislatura. Questa è la composizione dell'Aula per l'undicesima legislatura. Vediamo da vicino chi sono i consiglieri che ne fanno parte, cominciando dalla Presidente della Regione Umbria. Donatella Tesei, neopresidente della Giunta regionale dell'Umbria, 61 anni, avvocato, già sindaco di Montefalco, senatrice e presidente della Commissione Difesa del Senato. Ed ora vediamo i consiglieri che compongono la maggioranza. Il gruppo della Lega con i suoi 8 consiglieri è il più numeroso. Valerio Mancini, 54 anni, già consigliere comunale di Città di Castello e vicepresidente dell'Assemblea legislativa, presidente regionale della Lega. Stefano Pastorelli, 49 anni, già consigliere comunale di Assisi. Valeria Alessandrini, 44 anni, insegnante e assessore alla scuola del comune di Terni. Francesca Peppucci, 26 anni, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Todi. Paola Fioroni, 46 anni, imprenditrice, già consigliere nazionale della Croce Rossa Italiana. Daniele Nicchi, 55 anni, sindaco di Attigliano al terzo mandato, dirigente nazionale della UGL Trasporti. Daniele Carissimi, 46 anni, avvocato esperto di diritto ambientale. Eugenio Rondini, 42 anni, imprenditore, già vice sindaco del comune di Passignano sul Trasimeno. 2 i consiglieri eletti da Fratelli d'Italia. Marco Squarta, 40 anni, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, ha presieduto il comitato di valutazione e controllo sull'amministrazione regionale. Eleonora Pace, 39 anni, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Narni. Per la maggioranza, infine, sono 2 i gruppi con un solo consigliere. Per Forza Italia, Roberto Morroni, 56 anni, consulente finanziario, già sindaco di Gualdo Tadino, capogruppo uscente di Forza Italia, ha presieduto nella passata legislatura il Comitato Consiliare di Valutazione e Controllo. Per la lista Tesei Presidente, Paola Agabiti Urbani, 45 anni, imprenditrice, sindaco di Scheggino dal 2014. I consiglieri di opposizione sono così suddivisi. Vincenzo Bianconi, candidato presidente per il centro-sinistra e civiche, 47 anni, imprenditore nel settore alberghiero. Quello del Partito Democratico è il gruppo più numeroso della minoranza. Tommaso Bori, 33 anni, medico, già consigliere comunale del Partito Democratico a Perugia. Simona Meloni, 45 anni, manager della Perugina, già vice sindaco di Piegaro. Fabio Paparelli, 57 anni, docente in discipline giuridiche ed economiche, vicepresidente e presidente uscente della Giunta regionale. Donatella Porzi, 53 anni, insegnante, presidente uscente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Michele Bettarelli, 42 anni, consulente in materie di ambiente e territorio, vice sindaco di Città di Castello. 2 infine i gruppi con un solo consigliere. Per la lista Bianconi per l'Umbria, Andrea Fora, 46 anni,
consulente su startup d'impresa e di innovazione sociale, già presidente di Confcooperative Umbria. Thomas De Luca, 31 anni, imprenditore agricolo, consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle a Terni. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.